Buongiorno a tutti dal mio canale Arte in 7 minuti. Oggi parliamo di neoclassicismo attraverso il Parnaso, un'opera realizzata da Antonio Raffaello Mengs, la vedete nell'immagine, del 1750. È un'opera bellissima, potremmo dire, torna alla luce dopo il buio del barocco, perché in realtà la pittura torna ad essere chiara, luminosa, questa scena che poi, una scena bucolica che trasmette una calma, una serenità che si era persa durante il periodo del barocco. Non ci sono più i grandi effetti illusionistici della pittura e diciamo che non ci sono più i grandi contrasti delle tele di Caravaggio. Il buio nel barocco rappresentava il male, la luce era Dio, e adesso invece torna la purezza della linea e torna l'ordine attraverso appunto queste figure mitologiche. Abbiamo al centro Apollo, dio della bellezza, circondato dalle nove muse che sono come bloccate nei loro movimenti e hanno tutta l'eleganza e la bellezza, e soprattutto c'è questo scambio di sguardi veramente intensi. Quindi siamo di fronte ad un'opera che poi sicuramente è stata eseguita anni prima, nel 500, da Raffaello nelle stanze vaticane, la stanza della segnatura. Ovviamente Apollo per Raffaello ricalca l'ideale neoplatonico, quindi si ricollega a Dio, mentre qui Apollo riprende l'ideale neoplatonico, neoclassico, per cui si rifà alla bellezza, all'estetica. E ovviamente Mengs è stato non soltanto un pittore, ma è stato uno scrittore d'arte assieme a Winckelmann, e quindi sono le due personalità della poetica neoclassica. E ovviamente il neoclassicismo fu un movimento che ebbe origine proprio alla fine del Settecento, alla metà del Settecento, grazie a quelle scoperte archeologiche di Pompei e di Orcolano, finanziate poi dai Borboni, che portarono a quei ritrovamenti importanti che incentivarono gli artisti a studiare l'antichità. E dunque il tema della mitologia greca viene portata avanti proprio dal Winckelmann, la personalità di spicco, dicevamo, del neoclassicismo. La cosa importante è che Winckelmann scrisse la storia dell'arte presso gli antichi, e quindi Winckelmann intuì che recuperare quel sentimento di calma si poteva fare attraverso il mondo classico. Ora, il neoclassicismo ha dei punti in comune con il Rinascimento, perché anche nel Rinascimento gli artisti guardarono all'arte classica greco-romana, però la matrice del Rinascimento è romanistica, perché tendeva a liberare l'uomo dal periodo precedente, dal Medioevo, i secoli bui della storia dell'arte. Adesso invece nel neoclassicismo la matrice è illuministica, e quindi c'è quella razionalità e quella ricerca scientifica che liberava l'uomo dagli eccessi appunto del barocco. Ovviamente il neoclassicismo è stato un periodo denso di avvenimenti storici, la fine della monarchia e quindi la crisi dell'assolutismo, poi la rivoluzione francese del 1789 e l'ascesa di Napoleone. Quindi i temi dell'arte saranno la purezza ma anche le virtù, e questo lo vedremo attraverso l'opera di Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazzi, del quale parleremo nel prossimo episodio. Grazie a tutti e arrivederci.